Al termine di una seduta durata oltre 5 ore, oggi il Consiglio Comunale di Alcamo ha approvato sia il bilancio di previsione che la mozione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle per apportare modifiche al piano di gestione dei rifiuti. La seduta è cominciata intanto con il discorso da parte del sindaco Domenico Surdi, che ha parlato dell'avvenuta consegna al comune dei beni confiscati all'imprenditore Vito Nicastri. Sono in tutto 5, come ha detto il sindaco, i beni confiscati alla criminalità organizzata e consegnati ieri mattina durante l'incontro a Palermo alla presenza del prefetto Umberto Postiglione, direttore dell'Agenzia dei beni confiscati, e del prefetto di Trapani Giuseppe Priolo. Con questi beni che ci sono affidati, ha proseguito il sindaco, si continua il percorso intrapreso per restituire alla collettività degli immobili che potranno essere riutilizzati a fini istituzionali. Nello specifico si tratta di 4 immobili, di cui uno in via 15 Maggio, uno in via Caldiero, l'altro in via Federico II e ancora una villetta ad Alcamo Marina nei pressi del cavalcavia della Battigia e un terreno orto urbano in zona cimitero. Ci apprestiamo a portare in consiglio comunale, ha concluso Surdi, il regolamento per l'utilizzazione e l'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità. Per quanto concerne il bilancio, tra l'altro, sono stati approvati stanziamenti di 25.000 euro per contributi ad attività sportive e 10.000 euro per la banda musicale.